l'assunzione della prova non è ulteriormente rinviabile. Con queste parole, la Procura di Salerno ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che la testimonianza di Anna Maria Vacchiano venga raccolta e cristallizzata quanto prima possibile. Anna Maria è recentemente diventata una figura importante nella vicenda di Marzia Capezzuti, la ragazza di 29 anni scomparsa nella notte tra il 6 e il 7 marzo del 2022 e trovata morta il 25 ottobre scorso in un casolare abbandonato. La vicenda è avvenuta a Ponte Cagnano Faiano, Salerno, dove Marzia, milanese d'origine, si era trasferita per andare a vivere con il compagno Alessandro Vacchiano. Dal 2019, quando avvenne la prematura morte di Alessandro per overdose, la ragazza era rimasta a vivere in casa con la famiglia dell'uomo. E tre di loro sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. Sono Barbara Vacchiano, sorella di Alessandro, suo marito Damiano Noschese e il loro figlio di 15 anni. Oltre al delitto, i due adulti sono accusati anche di tortura e maltrattamenti. A incastrare i tre arrestati hanno contribuito anche le dichiarazioni di Anna Maria Vacchiano, figlia di Barbara. La ragazza ha trovato il coraggio di raccontare agli inquirenti gli orrendi abusi subiti da Marzia da parte della madre Barbara e dal patrigno Damiano. Secondo la procura, la sua testimonianza deve ora essere raccolta nella forma dell'incidente probatorio, uno strumento giuridico finalizzato ad acquisire una prova già nella fase delle indagini, in vista di un eventuale processo. Ma perché la procura ha chiesto al giudice di anticipare i tempi? Perché è convinta che la memoria di Anna Maria possa sbiadire con il passare del tempo ed essere condizionata dalle circostanze particolari in cui si trova la ragazza. Gli investigatori hanno fatto notare che la giovane è già stata minacciata dal fratello minore, il quale, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, le giurava futura vendetta. Dall'altra, è soggetta a evidenti e fisiologiche pressioni interne, ma anche esterne, per il rilevante interesse pubblico della vicenda di Marzia Capezzuti. Questo mette in pericolo Anna Maria e la genuinità della sua testimonianza sarebbe a rischio. Pertanto andrebbe raccolta il prima possibile, in modo ufficiale, senza attendere il dibattimento. Le dichiarazioni rilasciate da Anna Maria sono scioccanti. Non ricordo il periodo, forse dopo Natale. Vidi Marzia con le gambe e la faccia molto gonfie. Le proposi di portarla in ospedale, ma lei rifiutò perché aveva paura di mamma. Mi raccontava che dormiva a terra nello sgabuzzino, che mia mamma non le consentiva di lavarsi, di farsi la doccia né di andare in bagno. L'episodio più grave a cui ho assistito è avvenuto nel mese di febbraio 2022. Ero a casa di mia mamma insieme a Paolo, il mio fidanzato. Questi fumava una sigaretta e Marzia gli chiese di poter fare un tiro. Di conseguenza Paolo chiese il permesso a mia mamma, porgendo la sigaretta a Marzia. A quel punto mia mamma si avvicinò a Marzia, le strappò la sigaretta dalla mano con violenza e gliela fece ingoiare mentre era ancora accesa. Il 5 marzo del 2022, Anna Maria, che già da tempo non abitava più in quella casa, andò di nuovo dalla madre e rimase sconvolta. Marzia era completamente incosciente. Era seduta a terra nello sgabuzzino e oscillava col corpo. Era completamente livida. Aveva la faccia più rossa di un pallone. Per l'eccessivo gonfiore aveva gli occhi completamente chiusi e le gambe viola. Il corpo era quasi paralizzato. Durante una videochiamata, il fratello quindicenne arrestato avrebbe raccontato ad Anna Maria che a uccidere Marzia erano stati loro. Negli ultimi giorni sono arrivate altre due notizie. Prima della sua morte, il compagno di Marzia si sarebbe costituito dai carabinieri raccontando che la giovane era costretta a fornire prestazioni sessuali a tutta la famiglia, compresi i minorenni. Questa storia raccapricciante è stata confermata anche da un'amica di Barbara, secondo la quale Marzia era costretta a vendersi per 5 euro. E sono arrivati i risultati dell'autopsia. Marzia è morta per azione meccanica violenta esercitata al collo, in poche parole, per asfissia. Le mancavano molti denti e aveva ferite su tutto il corpo.